Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il canale che parla di domotica per tutti in maniera molto semplice e in particolare parla di Open Hub. Iniziamo questo nuovo viaggio dedicato alle pillole di Open Hub, che non sono un medicinale ma bensì una serie di video piccoli e semplici che dovrebbero portare l'utente inesperto, diciamo, dalla scelta dell'ambiente, l'installazione di Open Hub fino alla configurazione base e avanzata. Quindi in questo primo capitolo introduttivo introduciamo appunto la domotica, quindi i concetti di domotica, che cos'è la domotica e perché siamo tanto interessati ad averla, e poi la applichiamo ad Open Hub introducendo anche che cos'è Open Hub dal punto di vista software. La domotica o smart home, home automation system, chiamiamola un po' come vogliamo, è un concetto che si è diffuso molto negli ultimi anni, soprattutto grazie all'avvento e alla distribuzione di prodotti smart di ultima generazione che economici e facilmente integrabili in un impianto tradizionale non predisposto alla domotica, hanno appunto permesso la diffusione massiccia del concetto di domotica. 15-20 anni fa avere un impianto domotico a casa poteva risultare abbastanza proibitivo anche dal punto di vista economico. Adesso invece con poche decine di euro si acquistano prodotti smart, quindi dispositivi smart di ultima generazione, che permettono di domotizzare un impianto tradizionale che quindi non è nato per essere domotizzato nativamente. Non voglio comunque dilungarmi troppo su questo argomento, perché il discorso dei dispositivi smart di ultima generazione che comunicano in wifi, hanno quasi tutti bisogno di un cloud esterno all'abitazione, non è proprio il massimo dal punto di vista della sicurezza e della privacy. Comunque non è l'obiettivo di questo video parlare di questo argomento, quindi andiamo pure oltre. Quindi torniamo a noi, al nostro discorso principale. Cos'è la domotica? Ma non a livello di definizione, ma in parole semplici e pragmatiche. Fondamentalmente la domotica ci aiuta a gestire in maniera più efficiente e ottimizzata casa nostra, rendendola appunto un pochino più intelligente, da cui il termine smart home. Ma cosa vuol dire intelligente in questo caso? Vuol dire che casa nostra è in grado di svolgere delle azioni, prendere delle decisioni in autonomia o quasi autonomia, monitorare diversi aspetti della casa e soprattutto semplificarci la sua gestione, che è l'obiettivo principale per cui uno vorrebbe avere la casa domotica. Ad esempio, è buio, accendo la luce. Detta così sembra un'azione banale che noi facciamo quasi in automatico senza neanche pensarci. Ma perché? Perché noi vediamo che è buio e quindi attiviamo una certa azione per migliorare la nostra situazione, quindi accendiamo la luce per poterci vedere. La stessa cosa la può fare la domotica per noi. La nostra casa intelligente deve capire che è diventato buio, deve sapere che se è buio è necessaria la luce per poter vedere e quindi può accendere la luce in automatico. Ovviamente questo è un esempio banale, però fa capire come è semplice aiutarci in alcune azioni. Altro esempio, fa caldo, accendo il climatizzatore. Altra azione che l'uomo compie ormai in maniera totalmente disinvolta, la domotica lo può fare per noi, ma ovviamente deve essere programmata per farlo. Tralasciando il discorso di intelligenza artificiale che probabilmente potrà far sì che questi sistemi avranno un autoapprendimento che gli permetterà di imparare le cose senza che nessuno gliele insegni. Comunque lasciamo perdere, perché anche questo è un altro discorso che avrebbe bisogno di giorni di discussione. Quindi torniamo a noi. Concretamente, quindi, che cos'è un sistema domotico? Un sistema domotico è un qualcosa che ha bisogno di sentire e vedere, quindi essere conscio dell'ambiente in cui è immerso, deve poter reagire a degli eventi e deve effettuare delle azioni. Quindi deve essere composto da un cervello, dei sensori e degli attuatori. Il cervello è colui il quale recepisce le informazioni e decide cosa fare in base anche a come è stato programmato. I sensori sono le cose che permettono al sistema di rendersi conto di quello che sta accadendo intorno a lui, e gli attuatori sono quelle cose che permettono al sistema di svolgere delle azioni. Quindi Open Hub, finalmente arriviamo al nostro Open Hub. Open Hub lo possiamo considerare come il cervello del sistema domotico, quindi il cervello della nostra casa intelligente,
che per funzionare ha bisogno comunque di poter vedere e sentire e di poter fare delle cose. Quindi bisogna prendere dei sensori, collegarli dei sensori e collegarli degli attuatori, mettere insieme sensori e attuatori per far sì che possa reagire a degli eventi, prendere delle decisioni ed effettuare delle azioni. Tutto questo vedremo come si traduce utilizzando Open Hub come cervello, quindi negli oggetti che Open Hub permetterà di gestire all'interno del suo sistema. Ma che cos'è Open Hub dal punto di vista tecnico? Allora, dal punto di vista logico abbiamo visto che è il cervello del nostro sistema domotico. Dal punto di vista fisico è un semplice software, semplice per modo di dire, spero che non mi stiano sentendo i tedeschi che lo stanno sviluppando. Comunque semplice nel senso che è un software come tanti altri software che abbiamo sui nostri PC o server. La sua particolarità è che è fatto per configurare e gestire una casa smart, una casa domotica. È un software scritto in Java, è totalmente configurabile e personalizzabile, è open source, quindi ci sono i sorgenti accessibili a tutti, ed è gratuito. Utilizzo sia commerciale che personale gratuito, che non è poco. Open Hub quindi è il cervello. Noi andremo a fare delle configurazioni su questo software per cercare di far tutto quello che abbiamo detto prima, quindi di farlo vedere e sentire, quindi integreremo dei sensori e gli faremo svolgere delle azioni, quindi integreremo anche degli attuatori, pulsanti, fisici, virtuali, eccetera. Inoltre scriveremo anche delle regole, che sono il vero e proprio cuore intelligente del sistema, perché le regole permettono di far sì che il sistema sia in grado di reagire a degli eventi, quindi quello che succede nel nostro sistema, e fargli prendere delle azioni in quasi totale autonomia. Tutto questo alla fine si concretizza in cosa? In una serie di interfacce grafiche che Open Hub mette a disposizione dell'utente, sia amministratore che utente standard che deve, diciamo, fruire del sistema. Per l'amministratore è possibile fare le configurazioni direttamente da interfaccia grafica, e per l'utente finale invece abbiamo a disposizione tutta una serie di interfacce che ne permettono la fruizione, quindi l'accensione, per dire, delle luci, del climatizzatore, il controllo delle temperature, il controllo dei consumi, produzione fotovoltaico, eccetera eccetera. Queste interfacce vanno bene sia su smartphone, su tablet, per fare i pannelli, quelli che si attaccano al muro ad esempio, i pannelli di controllo classici, oppure direttamente su computer. Tutto, quasi tutto, tramite browser web, quindi diciamo indipendente dal sistema operativo su cui si è. Diciamo che è un bel software, anni e anni di sviluppo. Io ho iniziato dalla versione 2 nel 2017, adesso sono arrivati alla versione 4 facendo dei grossi salti di qualità. Comunque è un software anche abbastanza complesso, anche perché è in grado di integrare dispositivi di qualunque genere. Boh, detto questo, chiuderei qua questo video, che forse potrebbe risultare un pochino più noioso degli altri che saranno un pochino più operativi, però secondo me un'introduzione teorica base ci andava, perché sì, è bello prendere il software, installarlo, configurarlo con pochi click e poi schiacciare sullo smartphone per accendere la luce del soggiorno. Tutto bello. Però è anche importante sapere il perché succedono delle cose, il perché abbiamo fatto delle configurazioni in un certo modo. Anche perché Open Hub gestisce diversi oggetti per configurare la parte domotica, e questi oggetti bisogna ben sapere a cosa fanno riferimento dal punto di vista fisico del vero e proprio dispositivo e dal punto di vista logico, cioè di come lo gestisce Open Hub. Perché una delle cose belle di Open Hub è che ha una netta separazione tra mondo logico, quindi il mondo suo, quello che gestisce lui, le sue variabili, i suoi oggetti, e il mondo fisico. C'è un collegamento, i famosi channel, che probabilmente avrete già sentito, tra mondo logico e mondo fisico, quindi il dispositivo fisico che può essere comandato oppure può inviare delle informazioni. Tramite dei canali, queste informazioni e questi comandi sono collegati a degli oggetti logici che sono totalmente astratti rispetto al concetto fisico del dispositivo. Comunque lo vedremo magari più avanti, quando andremo a fare le prime configurazioni. Questo comunque è stato uno dei motivi che mi ha spinto ad utilizzare Open Hub come sistema di home automation nel lontano 2017. Boh, detto questo, chiudo veramente. E niente, ci vediamo poi al prossimo video, dove dovremmo iniziare a vedere come scegliere il sistema in cui installare Open Hub. Ciao a tutti e grazie per essere arrivati fin qua.